Allora Simona, adesso vediamo il massaggio del viso. Per massaggiare il viso di Ilaria prendi poco olio, oppure se ne hai già un po' sulle mani non aggiungerlo. L'olio che usiamo non è dannoso né per la bocca né per gli occhi, però se non esageriamo è meglio. Spesso i bimbi all'inizio sono sorpresi da questo massaggio e l'attenzione che la mamma deve avere è non coprire gli occhi e il naso e la bocca, in modo che il bambino non si senta un po' soffocato. Iniziamo da un massaggio sulla fronte che va dal centro verso le tempie. È una carezza ed è un po' una pressione. Poi con i nostri pollici, sempre dal centro, facciamo sopracciglia e possiamo anche scendere sulle palpebre, perché i bambini automaticamente chiudono gli occhi. E adesso ti mostro un massaggio che va dal centro della fronte, lungo le narici, fino agli zigomi. Questo massaggio che Ilaria non apprezza tantissimo. Ah, sei impegnata in un'altra cosa. Serve per liberare i canali sinusali se sono intasati i bimbi col raffreddore. È un po' fastidioso, come a noi succede quando abbiamo molto raffreddore, però è molto utile. E poi invece uno che è un po' più apprezzato va sulle guance. Questo massaggio serve. No, serve per i dentini, Ilaria, ancora presto, ma questo qua serve per aiutarti quando nascono i dentini. E poi finiamo con una carezza da dietro le orecchie, prendendo tutte le guance fino al mento. Durante il periodo di raffreddamento, massaggiare così un po' il viso del bambino lo aiuta a sciogliere e a muovere il catarro. E questo gli dà sollievo. Abbiamo finito anche questo pezzettino e sei stata bravissima, anche tu mamma.